Da edificio abbandonato, luogo di formazione per gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Raffaele Piria di Rosarno. Quella costruzione che la provincia di Reggio Calabria aveva concesso all'Università Mediterranea per adibirla a scuola di archeologia, nonostante due ristrutturazioni, non ha mai svolto le finalità per cui era stata realizzata. E l'abbandono l'aveva trasformata quasi in rudere. La palazzina che sorge all'interno del parco archeologico un anno fa, grazie ad un accordo tra Giuseppe Raffa, presidente dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, e la dirigente scolastica Maria Rosaria Russo, è stata ristrutturata e destinata agli studenti dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura. I locali sono stati inaugurati in occasione di una tavola rotonda su informazione, formazione e occupazione. Adesso ospita un laboratorio informatico e svolge anche un ruolo di supporto all'attività didattica. In meno di 3 mesi, una modica spesa di 15.000 euro e con il contributo diretto di studenti e familiari, nella città di Rosarno è avvenuto un vero miracolo. Plasticamente tocchiamo con mano quando c'è la sinergia fra istituzioni e quando le istituzioni sono rappresentate da persone valide, come nel caso della preside Russo dell'Istituto Piria, i risultati si ottengono. Oggi abbiamo ottenuto un risultato straordinario, abbiamo trasformato una realtà in degrado che era abbandonata a se stessa in una realtà veramente straordinaria che ci consentirà di impostare su tutto questo percorso che stiamo avendo sul territorio provinciale dei percorsi altrettanto virtuosi. Non finisce qua, perché abbiamo già con la preside avviato nuove prospettive di rilancio di quest'area e di questo territorio. Naturalmente siamo veramente felici perché riusciamo finalmente a trasferire all'esterno un'immagine positiva di istituzioni che dialogano soprattutto per rispettare il territorio e per creare a questo territorio nuove prospettive di sviluppo. Una scuola applicata di archeologia ridotta ad un rudere dove pascolavano le pecore, oggi un nuovo miracolo, una bellissima pagina di storia. Questa scuola è diventata laboratorio didattico, laboratorio di idee, di impresa. Quindi grazie alla provincia, grazie alla sinergia tra le forze sane.